Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi mi trovate nella parte di sotto perché, come vedete, è tutto un bel pantano. Io sono riuscito, non so come, con le varie segnalazioni a avere, diciamo, dell'acqua. Guardate, questa è la pressione massima che riesco ad avere. Diciamo che già è qualcosa. Il problema qual è? Che nel riattaccare quest'acqua ho riscontrato dei seri problemi. Come avete visto, qui dentro c'è sta il contatore e qua accanto c'è sta il rubinetto. Fine dell'impianto, cioè tutto il resto prima è tutto della cera, è quel tubo lì che si vede nero. Niente, fatto sta che alla risoluzione di appunto questo grave problema della mia mancanza d'acqua ne è sorto un altro. Il problema è questo. Questo è il tubo, come vedete, non di mia competenza, ma della vicina. Da qui fuoriesce un sacco d'acqua, o meglio, esce la stessa pressione che ho io, però mo ho dovuto mettere tutti sti tubi. Ecco il perché. Perché continua a fuoriuscire acqua. Io purtroppo non so proprio come risolvere il problema. Fortunatamente a breve ho l'incontro lì alla sede della CEA a Roma, Piazza Ostiense, che farò presente insomma il problema, perché oltretutto da quando è iniziato a riuscire l'acqua, quindi fate conto una settimana, 3 giorni, 4 giorni, voglio esagerare una settimana, c'è un altro problema. Io adesso volevo fare sto video per la pulizia, ma mi sono reso conto di un problema molto più grosso. Il problema, ragazzi, è questo. Praticamente da qui non si sa perché, non si sa per come, fuoriesce dell'acqua. Cioè, praticamente da qui, da sotto quest'albero, come vedete sopra, non c'è niente, non c'è neanche, per dire, magari è la fogna che perde. No, non può essere la fogna, perché la fogna è dall'altra parte dove sta, dopo la macchina, quindi, cioè, al limite avrebbe perso lì. Qui perde. La vicina non si sa dove c'ha il contatore dell'acqua. E quindi, ragazzi, io non so dove mette mano. Adesso stavo a cercare da Napoli da qua, perché tutti quei tubi li ho dovuti mettere, perché l'acqua da sopra praticamente sgorgavano tutti qua. Cioè, ci stava un fiume fino giù a valle d'acqua della vicina che usciva così, talmente fioca fioca, piano 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 è arrivata fino a là. E il problema è che ha fatto che nel passaggio da lì a giù si è portata via tutta la terra. Quindi la fortuna ha voluto che lì sopra io c'ho abbastanza pietre. Quindi non ho questo problema di fanga, insomma, perché le pietre, la fanga non gli si attacca sopra, o meglio, con la prima pioggia va via pure quella. E il problema è che quando è scesa tutta sotto, si è tutta ammucchiata. Io me l'ho levata un po' perché già stavo a lavorare. E poi mi sono accorto di questo problema. Quindi, oltre al fattore che esce l'acqua da là sopra, esce l'acqua pure da qua sotto. E quindi mi fa pensare che la linea del tubo che va alla vicina sia danneggiata o che ne so, sarà forato il tubo, non lo so. Però qua, come comunque sia, abbiamo una fuoriuscita d'acqua che poi è uno spreco, perché qua sotto non ci arriva mai l'acqua, quindi non capisco il perché non riescono a sistemarlo. Mo' ho fatto un video dimostrativo speriamo che lo prendano in considerazione quelli della CEA, e oltretutto non vi dico, poi sto a combattere con la gente che entra dentro la proprietà mia, che va lì, chiude i tubi, fa come gli pare, ma tanto prima o poi gli taglio le mani. E niente, praticamente adesso oggi mi metterò a dare questa pulita, in modo tale che riesco a passare insomma con la macchina senza fare lo sci d'acqua.
ragazzi, allora ho dato, diciamo, una pulita qui sopra, per quanto si può dire pulito. Ho mucchiato la roba un po' qua, un po', diciamo, sul centro. Mo' piano piano la vado a togliere. E qua praticamente ho iniziato a fare tutto uno scavetto piano piano col piccone e la zappa, in modo tale che l'acqua confluisca, diciamo, o defluisca, o non lo so come si dice, comunque da questa parte, e vada, diciamo, verso la discesa piuttosto che ristagnare qua e non permettermi l'accesso con la macchina. Io mo, se avete visto, si è fermato uno dei vicini, mi ha detto è la terra, ha fatto a terra, sì, dappertutto andrebbe, diciamo, a colare, ma qua è solo un unico punto, mi pare un po' strano sia la terra. Comunque vabbè, pure se dovesse essere la terra, adesso mi inventerò qualcosa con un tubo di quelli là, diciamo, degli scarichi, quelli grossi, da 10, da 11, da 13, 15, non lo so, per fare tutta quanta la conca e mandare via sta acqua benedetta. Insomma, conterò di farlo da sopra e mandarlo giù lungo tutta la discesa. Ovviamente non è un lavoro che posso fare adesso, mi servirà, insomma, sto fantastico braccetto, se lo riesco a trovare. Per adesso l'unica cosa che posso fare è fargli sto canaletto e spera che l'acqua decida. Io gli ho data la pendenza, per carità, però spero sempre che vada verso di qua e non vada verso qua, e come vedete è infangato bene bene tutto, proprio un casino. Mo levo tutti i residui qua con la pala, continuo a dare una raspatina col piccone cercando di creare un solco vero e proprio. Se riesco a rimediare qualche mattone da mettere di taglio così, ce li metto, ovviamente non li cemento, li metto solo per aiutare l'acqua a andarsene da un'altra parte. E basta, vabbè, continuo a lavorare. Ragazzi, gli ho dato una bella pulita. Ovviamente io non sono una gru, come avete visto ho fatto tutto a mano. Vedete che qui l'acqua adesso non c'è più, come vedete sta sgorgando in questo, diciamo, tunnellino che io ho fatto io. Ovviamente è un tunnel fatto così, un canaletto fatto alla buona. Come vedete, se c'entra un sassolino già fa difficoltà a defluire, però nel tempo che ho pulito, guardate l'acqua d'arrivata, tutta qua, e andrà giù verso la strada. Ovviamente poi quando il comune deciderà di fare un intervento, perché questo non può essere dato da me, insomma, come intervento, a partire dalla fognatura, che
qui la fognatura non c'è, quindi cioè, ognuno c'ha la sua privata, diciamo, hanno tutti l'IMOF a smaltimento. È una di quelle soluzioni che piace tanto dire off-grid. Comunque, come avete visto, l'acqua prende in pendenza e va via, insomma, va verso sotto. Poi quando qualcuno se ne accorgerà del comune, perché io più di fa guasti alla CEA, chiamare comune, i carabinieri, poi non ne parliamo, perché ogni volta che si chiamano i carabinieri loro ti danno un numero di qualcun altro, non si alzano mai, anzi non ti fanno manco più entrare in caserma. Covid o non Covid, insomma, assistenza ai cittadini la dovrebbero dare. Non so poi se so, diciamo, direttive loro, comunque sia, non è una cosa bella. E niente, il mio piccolo canale è stato fatto. Non posso dire di aver chiuso il capitolo, perché purtroppo il capitolo dell'ingresso, come potete vedere, è un capitolo abbastanza ampio. Quando riuscirò a reperire un braccetto, una bobcat, un qualcosa del genere, allora farò fare il lavoro di scavo per permettere, insomma, all'acqua di defluire e andarsene di sotto in modo, diciamo, più naturale possibile, e appunto rifarò questo vialetto, così anche da salire senza sgommare con la macchina, che devo dire la Panda non sgomma per niente. La Yaris un po' sgomma, ma sale su, mentre sono venute con altre macchine, anche una Kia o Niro, non lo so, comunque una Kia di quelle basse, non gliela ha fatta salire. Sarà che secondo me si era infilata in mezzo al fango qua e non riusciva ad andare con la trazione. Però vabbè, loro non gliel'hanno fatta, la Panda, la Yaris sì. Non mi resta che salutarti. Questo è un piccolo video breve, volevo far vedere problema e piccola soluzione, insomma, una cosa temporanea per non avere il pantano dentro all'ingresso. Un saluto a tutti, ragazzi, alla prossima, ciao!